Konnichiwa, ciao a tutti da Tokyo, vedete cosa ho qui? Le Zombie Girls. Allora, queste bambole le ho comprate un po' di tempo fa, circa un annetto fa, dopo che ho visto un video su YouTube di un'altra YouTuber che si chiama Cartridge Jester. Posterò poi il link qui sotto così lo potete vedere, dove praticamente lei aveva delle reazioni riguardo queste bambole. Allora, queste bambole sono state create da Jax Pacific nel lontano 2013. Diciamo che ricordano un po' alla lontana le Monster High, ma secondo me sono molto più terrificanti e inquietanti. Perché? Adesso vengo e vi spiego. Allora, ne ho trovate due, non sono più in produzione, sono fuori produzione, prese su amazonamerica.com e ho preso Rhonda Kill e Mary Morning. Già i nomi, vabbè. Voi direte, sono bambole zombie, fin qua diciamo tutto tra virgolette ok. Il problema è che praticamente queste bambole nella descrizione che abbiamo praticamente compaiono con data di nascita e data di morte. Sì. E inoltre lo stand è una lapide. E sulla lapide praticamente è scritto il luogo, il motivo tra virgolette per cui sono morte. Allora, lei è vestita un po' tipo da pigiama party, Mary, e dice infatti qui best and last sleepover. Il migliore e l'ultimo sleepover, pigiama party in pratica. Lei praticamente è nata nel 47 ed è morta nel 63. Ora, non si sa cosa sia successo in questo pigiama party, se è morta soffocata morta nel sonno o soffocata dai cuscini delle amiche, faceva una notte con i cuscini, non lo so, oppure se un serial killer è entrato e ha ucciso tutte, non si sa. Però praticamente questa graziosa bambolina è morta durante un pigiama party. E quindi praticamente indossa infatti il pigiama e ha il suo orsetto. Adesso poi riapriamo e vediamo tutto. Poi abbiamo Rhoda Kill. Lei è morta di un incidente stradale, credo, perché dice Rhoda Kill, credo, e dice dance till she dropped. Ha ballato fino a quando è praticamente andata giù. È vestita tipo secondo tipo anni 80 e infatti qui dice Tom Stondle's display, quindi il display, lo stand è una lapide in pratica. E qui spiega un po' la bambola, il suo carattere eccetera. E queste sono le altre praticamente della linea. E un'altra molto inquietante è Sunny Burns, in realtà lì è morta perché è stata mangiata da uno squalo. E infatti tipo sul surfboard possiamo vedere che ci sono tipo le crepe dei denti dello squalo. Questa cosa è molto inquietante. Quindi queste bambole non hanno avuto lunga vita per ovvi motivi, però secondo io le trovo molto molto originali. Adesso le andiamo ad aprire e le vediamo un po' più in dettaglio. Ragazzi, sono veramente inquietanti, mamma mia. Allora, iniziamo con Mary Morning. Allora, come potete vedere, ups, è caduto l'orsetto. Le bambole riescono a stare a uscire fuori dalla tomba in pratica soltanto se rimuoviamo le scarpe, perché con le scarpe i piedi non entrano in pratica. Quindi questo è un piccolo appunto. Allora, iniziamo a vedere gli accessori di Mary. Lei arriva con questo orsetto carino, un po' inquietante, un po' però molto molto carino, di plastica dura, caruccio assai, mi piace assai. Poi indossa queste, cioè adesso non le indossa, ma viene con queste tipo scarpe alte con i tacchi, carine, niente di particolare, rosa, tipo sì, aperte davanti.
prima di vedere la bambola volevo farvi vedere il pezzo forte, che è praticamente lo stand. Allora, tutto grigio, qui praticamente i piedi vengono fissati all'interno, quindi sembra davvero che come uno zombie appunto la bambola esca fuori dalla terra in pratica. Secondo me è bellissima come idea, però è terrificante per i bambini. Quindi dice Merry Morning, ci sono le aline, Rip, Best and Last Sleepover, quindi è nata nel 47 ed è morta nel 63. La cosa carina è che dietro la lapide ci sono tipo alcune caratteristiche di Mary, quindi c'è lo style e cool anni 60, color pink, cibo candy, hobby sleep over with besties, quindi pigiama party con le amiche, con le migliori amiche. E praticamente la lapide si può praticamente inclinare, quindi in teoria può essere usata anche come sedia in pratica. Ok, adesso le mettiamo le scarpe che credo tendano un po' a... ma non so qual è la sinistra e la destra. Ah no, queste vanno bene perché quelle di Ronda tendono un po' a andare per i fatti loro. Ok, quindi queste sono le scarpine. E Mary, allora, dove iniziare? Non lo so. Praticamente hanno tutte lo stesso tipo di pelle, tipo verde... da zombie, sono completamente articolate perché hanno articolazioni alla testa, però la testa fa soltanto, si gira soltanto dai lati, spalla e praticamente ce la posso fare, braccio e polso, vedete, e anche le gambe sono completamente articolate, soltanto i piedi sono fissi in pratica. Indossa questo tipo pigiamino corto. Il tessuto è buono, mi piace, molto carino, che però tipo non ha il velcro ma si lega con l'elastico. La maglietta ha il velcro, quindi rosa, eccetera, quindi un po' anni 60. Infatti anche i capelli ricordano un po' lo stile anni 60, quindi ha questo cerchietto, questo frontino in testa, i capelli portati di lato e poi tipo tanti boccoletti. Il tessuto, la qualità dei capelli non è fantastica, però non è neanche pessima perché dopo tutto non si vede troppo la pelata. E sono un poco tipo crunchy dietro, però sono molto carini. Il viso, allora, ha un occhio tipo bianco, sembra, sì, un occhio blu, tipo le vene spezzate, tutto viola perché appunto deve essere uno zombie, e le labbra viola. E, cosa ne dire? A me piacciono assai, mi piacciono tantissimo. Poi vedete che carino l'artwork all'interno della scatola. Secondo me, ops, è caduto l'altro, vabbè. Quindi qui c'è tipo la bara, qui dice Rip, la luna con l'occhio, tipo come se anche la luna fosse morta. Quindi all'interno in pratica di un cimitero. Secondo me è un sacco carina come idea. Però appunto per essere un giocattolo per bambini, secondo me è un po' fuori luogo, diciamo. Lascio solo questo per il momento. Quindi, come vi dicevo, la lapide potrebbe, secondo me, adesso ci proviamo, essere usata anche come sedia. Vediamo se funziona. La mia teoria, manco tanto, sì, in teoria sì, pratica così, però meglio rimetterla come era prima. Quindi se la vogliamo mettere all'interno dello stand dobbiamo togliere purtroppo le scarpe e infilarla così. Allora, il corpo, alle braccia sono un po' lunghe, quindi tende un poco ad andare indietro. E, non è una qualità, non è malissimo, non è una plastica molto molto un po' leggera, diciamocelo. Però secondo me per Halloween sono wow. Oh no, mi è caduta la tomba! Scusate, ho profanato la tomba di Mary. Speriamo che non venga stanotte a farmi visita. Andiamo avanti e vediamo Rhoda Kill. Allora, anche Rhoda arriva con la sua lapide e le sue scarpe sono un sacco carine. Sono queste ballerine, appunto perché lei è una ballerina. Scusate. Rosse con tipo queste borchette nere, sono un sacco carine e mi piacciono molto.
il suo stile è tutto, quindi se lei era negli anni 60, lì negli anni 80 in pratica, e il primo accessorio con cui arriva è questa radio vecchio stile, fichissima, molto molto carina, ed è praticamente solida plastica. Questo è un po' sollevato, non so se si può, no, non si può chiudere. Però veramente fatta bene, secondo me, ricorda un po' le vecchie radio. Anche io a casa avevo uno stereo del genere, tutti l'abbiamo avuto, bella. Poi andiamo alla sua tomba. Rhoda Kill, rip dance till she dropped, ha ballato fino a crollare, e infatti è lei praticamente dal 69 all'85, quindi ha vissuto la prima parte degli anni 80 in pratica. Queste sono le sue caratteristiche, totalmente stile, totalmente anni 80, colore viola, cibo pizza, hobby ballo, appunto dancing. E lei è Rhoda Kill, è bellissima, secondo me è un sacco carina, l'outfit mi piace tantissimo. Ha questo top tipo mezzo strappato, quindi non so se sia a causa del suo incidente stradale per cui ha perso la vita, e con questa sorta di flash che non so cosa sia, questa gonna tipo asimmetrica, leggings e scaldamuscoli. Gli scaldamuscoli mi hanno un po' stinto la plastica, ma rende l'idea un po' dello zombie questa cosa qui, secondo me è carina. Poi ha i guantini, belli, mi piacciono, molto molto carini, vedete? Un po' tipo appunto anni 80, Madonna, eccetera. E poi ha questa frappa di ricci incolti, praticamente questa frangetta un po' opinabile perché è veramente una tonzetta invisibile, e dietro però il problema è che c'è un po' di pelato a lei, quindi però avendo i ricci si nota poco. Io gliel'ho raccolti in questi due codini perché secondo me è meglio di fare tipo effetto afro. Non indossano orecchini, nessuna delle due, e il suo viso è più viola rispetto a quello di Mary, quindi lei è più sul rosa, lei è più sul viola proprio, e ha gli occhi, sono un po' marrone, questo completamente marrone, questo un po' più bianco, sempre le vene spezzate in pratica, e a me piace tanto. Mi piacciono proprio assai. Aspettate che volevo mettere le scarpe e vediamo un po'. No, reggono bene le scarpe, pensavo fossero troppo grandi perché nella scatola erano comunque bloccate con gli elastici per non farle cadere, quindi pensavo che, e invece no, anche se avendo il piede tipo come un tacco appunto sulle punte, lei tipo è come se ballasse in pratica sulle punte. Quello è peccato che nella tomba praticamente non è possibile sistemarle in questo modo, e vabbè, poco male. E volevo farvi rivedere un attimo le altre della linea. Abbiamo Maya Spirit, che in realtà è una cheerleader, una ragazza pompon, e lei tipo è vestita tipo figlia dei fiori, con questi pomponi un po' così. E poi abbiamo appunto Sunny Burns, che è stata mangiata da uno squalo, poverina. Conto se riesco di completare la serie, perché sentite, a me piacciono tantissimo. Ah, volevo solo farvi vedere praticamente un po' la loro storia. Lei dice: she's totally awesome in her leg warmers and her perm. She rad in her blue tights, cut off clothes and leggings. Shredded red panted leather shoes complete her look as she rocks it with her boombox to her 80s favorites. Dice più o meno quello con cui arriva. In realtà, qui c'è un fermaglio che io nella scatola non ho. Vabbè. Quindi dice che ha i capelli con la permanente, le calze blu, il scaldamuscoli, eccetera. E invece per lei ricordo che sull'altro video che vidi spiegava proprio le cause dell'incidente, forse nel corso della serie hanno evitato di dirlo. Naturalmente queste bambole non sono più in commercio, credo però per ovvi motivi, però io le trovo super originali, ragazzi. Sono la qualità è un po' discutibile, però sono un sacco carine, cioè per Halloween, poi per chi ama come me le robe un poco tipo macabre, eccetera, e sono carinissime. Vedrò di trovare le altre due, di completare la serie, e per oggi è tutto, io vi saluto, questo era il mio primo video speciale di Halloween, ci vediamo alla prossima, mattane, oppure rip.